sotto l'aspetto stava a diventare sempre la solita gente. State aspettando ancora tutti la data di nascita dei miei fratelli, però siccome non ho avuto tempo per studiare sarà per il prossimo anno, ancora non li so, sì. Il prossimo anno sicuramente sarò tutte a memoria e ve li dirò alla televisione, dai. Sono Vladimir Belli e dopo 21 giorni è destinazione Milano, dopo 4.000 km, grande gioia da parte mia, come credo da parte di tutti gli altri corridori. E un complimento a Garzelli per questa bella vittoria al giro. E così ci ho provato fino alla fine, mi dispiace per i miei tifosi per gli ultimi due giorni e ci ritenterò l'anno prossimo. Sono Cepe Gonzalez della Serie Italia, un saluto a tutti. Un salutone a tutti, ci vediamo. Croci, crocioli. Prossimo anno spero di esserci ancora, visto che sono un vecchietto. Comunque, sì, direi che la volontà di fare un altro anno c'è, quindi saluto tutti al prossimo anno e grazie per averci sostenuto lungo le strade con le nostre fatiche. Finito la corsa rossa. Abbiamo perso il giro. La Lazio ha vinto il campionato. Sappiamo tutti, no? Nella banda di pirata sono abituati. Però si chiamerebbe pirata. Scherzo, Da adesso mi comincio un'altra corsa a tappe. Tutte le notti alle 4 cambiare pannolini a mia figlia. Ma sarà bellissimo comunque. Grazie, ciao, all'anno prossimo. Adesso ricomincia la vita di famiglia, ragazzi, sarà ancora più dura del giro. Ci siamo? Eh sì, siamo a Milano, siamo arrivati a Milano anche noi, abbiamo qui le nostre valigie perché di qui a poco, finito ti giro, andiamo a casa. Che tristezza. Tristezza, oh, rivediamo pure la nostra famiglia, Bene, è finita con la cosiddetta passerella di Milano, 180 km, si è partiti da Torino, si è arrivati qui in Lombardia. Ebbene, ha vinto Mariano Piccoli, finalmente ci ha provato fin dall'inizio del Giro d'Italia, ci è riuscito all'ultima opportunità proprio a Milano. Piccoli ha preceduto sul traguardo Calcaterra, quindi Gualdi, Pozzi e Contrini. Il vincitore di questo Giro d'Italia è lui, lo sai, Stefano Garzelli. Bravissima, ormai sa tutto di ciclismo. Hai visto? Mamma mia, Stefano Garzelli ha conquistato la maglia rosa ieri, se l'è tenuta salda quest'oggi, non ci sono stati attacchi, nessuno ha provato a strappargliela di dosso. Stefano Garzelli ha vinto davvero meritatamente questo Giro d'Italia. Sul podio anche Francesco Casagrande, che rosa è stato per 12 giorni, e Gilberto Simoni, che questo giro lo ha animato con i suoi scatti in salita. Sei sporca qui, eh? Eh sì, devo andarmi a lavare. È sporca. Bene. Insieme sul podio Piombito. A distanza di 2 anni, Marco Pantani viene applaudito a Milano in Corso Sempione. Ma stavolta la maglia rosa è indossata dal suo giovane delfino, Stefano Garzelli. Garzelli, il volto nuovo del nostro ciclismo. Quando nel 98 vinse il Giro della Svizzera, sembrava uno dei tanti risultati difficilmente ripetibili che impreziosiscono il palmarès di un atleta. Solo ora rileviamo che per il biondino di Varese quella vittoria fu il preludio a un altro successo ben più importante. Il Giro d'Italia è stata una meta mai raggiunta per tanti ciclisti di prim'ordine. Garzelli, con i gradi di capitano, ha vinto al primo tentativo. Segno di spessore atletico, equilibrio psichico, una manifestazione di classe. Pantani commenta felice l'exploit di Stefano, come il maestro che vede l'allievo fare qualcosa di grandioso. Una striscia di maglia rosa e anche del pirata, fosse soltanto per il lavoro profuso sull'Isoar. Quando ha sentito la responsabilità della corsa è cambiato l'atteggiamento di noi tutti. Direi che in un giro incerto dove
contava molto anche muoversi bene, ci siamo mossi bene, lui si è mosso molto bene, è arrivato alla prova decisiva di ieri della cronometro molto, molto sicuro e soprattutto credo consigliato bene da tutti, non ha sbagliato niente. Nel finale sì, forse i rapporti siamo proprio uniti, abbiamo cercato di vincere questo Giro d'Italia insieme. Starete ancora insieme nella stessa squadra? Penso proprio di sì. Secondo me è stato un bel Giro d'Italia, è stato sicuramente anche per voi che avete seguito le gesta dei corridori per tutti questi 21 giorni, è stato per Stefano Garzelli che appunto ha vinto il Giro d'Italia, probabilmente non lo è stato per Francesco Casagrande. Lo è stato per 12 giorni ma ha dovuto respirare l'amarezza di una sconfitta proprio all'ultimo giorno. Ma come dice Giosuè Zenoni, che guarda caso il direttore sportivo di Francesco Casagrande, nello sport c'è chi vince e c'è chi perde, fa parte dello sport. Allora sentiamo come Francesco Casagrande ha reagito a questa sconfitta. Francesco, com'è stata la notte? Ma la notte è stata come tutte le altre, sicuramente un po' di nervosismo, ma un po' di rammarico, ma d'altra parte il ciclismo è questo, le corse sono queste, c'è chi perde, c'è chi vince, bisogna andare avanti e chiuso. Quando hai capito che stavi perdendo ieri? Ma ho capito quasi subito dopo i primi 10 km perché mi rendevo conto che vedevo che avevo dei problemi io che non andavo e poi e lì ho accumulato già un grosso ritardo, poi ho cercato di recuperare ma era già tardi. Senti, rivedendo le tappe del giro, secondo te potevi fare qualcosa di più prima o no? Ma sicuramente l'unica tappa che ho un attimino di rammale è la tappa di Bormio, dove su Garzelli si poteva aver guadagnato molto di più degli 11 secondi che ho preso, perché anche lui era una giornata storta, aveva i crampi e sicuramente quella è stata una giornata decisiva. Lo stress c'è e come l'ho vissuto io sicuramente non l'ha vissuto Garzelli, che è stato molto più tranquillo di me insieme alla sua squadra, quindi una pressione così non è indifferente e partire favorito e non partire favorito e essere tranquilli c'è al suo peso. Io nella mia carriera ho passato anche dei momenti molto peggiori, fossero tutti questi momenti brutti ci farei la firma. E questo era Francesco Casagrande, beh, ha reagito bene. Così sembra. Adesso ormai tu sai tutto di ciclismo, no? Ripercorrimi dal cronoprologo fino alla tappa di oggi. Vincitori di tappa, sì, chilometraggio. Certo. Mm-hmm. Poi? No, poi voglio sapere chi è arrivato secondo, terzo, quarto, quinto, chi era in testa alla classifica generale, te lo ricordi, no? A me sembra che ci siano già troppe persone che mettono a prova le altre. Tagliamo, dai. Basta. Sì, guardiamo la moviola, secondo me è meglio. Sì. Allora con chi? Con Gilberto Simoni. Brava! Grazie. Giusto! Giusto, è finito sto Giro d'Italia, purtroppo, perché io ne volevo ancora una settimana, ho ancora da farmi un po' di rivincite. Dai, sei contento che è finito il Giro d'Italia. Ascoltami, Gilberto Simoni, intanto complimenti per il giro che hai fatto. Insieme a te vorrei analizzare questo Giro d'Italia, o meglio, i personaggi di questo Giro d'Italia. Tra l'altro abbiamo anche l'onore di avere qui con noi Fabio Casalinuovo e Pondriest, quindi una moviola ricca di personaggi. Io vorrei cominciare da Di Luca, è il più giovane, ha vinto una tappa, vediamo proprio in questo momento quando vince una bellissima tappa a Peschici. Secondo te, l'anno prossimo, può essere un tuo avversario? Ma io credo che Di Luca è un corridore molto brillante, molto generoso, e avrà bisogno di qualche anno di esperienza ancora per vincere il Giro d'Italia. Per far bene non credo, anche l'anno prossimo. Allora, per il momento questo è stato rimandato al 2002. Un giudizio su lui? È andato forte, no, nessuno si aspettava. Chi è? Ma io l'ho visto comunque... Come si chiama? David McKenzie. Ma no, ha fatto un bel numero, perché poi nei giorni l'ho visto pedalare e si vede che in pianura è andato veramente forte. Un giudizio su Francesco Casagrande. Ecco, qui siamo sul San Pellegrino in Alpe, tu sei lì poco dietro.
qui è andato veramente forte. È andato forte nella sua Toscana, bocciato in tutte le altre tappe. No, non sei cattivo. Ma secondo te, Gilberto, non è che gli è pesata questa maglia? È la prima volta che indossa una maglia di un grande giro, l'ha portata 12 giorni e pensi che forse sia stata quella che gli ha causato un calo di rendimento? Ma Casagrande è un vincente, credo che non gli abbia pesato, ha vinto altre corse magari non importanti come il Giro d'Italia, perciò io ti dico, è andato forte nella sua Toscana e poi è mancato per il resto del giro. Gilberto, da buon velocista, mi dai un giudizio su 40 e su Cipollini? Ma 40 futuro e Cipollini un grande campione, perché anche quest'anno ha comunque dato sfogo alla sua classe. Riuscirà un giorno a batterlo? In volata, sì. Io? No, credo proprio che la potenza che lui sia ineguagliabile. 40 però deve, l'ho già detto anche a lui, deve fare più il corridore e diventerà un grande, perché le doti le ha dimostrato di avere un cambio di ritmo che nessun altro ha. E ti chiedo un giudizio su Pavel Tonko. Era il più temuto, il faro di questo giro, e bocciato. Mamma mia, se sei cattivo. Gotti. Gotti è andato piano sia prima che durante questo giro. Credevo in lui in una grande crescita, invece ha riconfermato quello che sono state il suo primo, l'anticamera di questo giro. Andiamo avanti. Simoni, velocista, veramente una frana. Qui grande pirla. Simoni, velocista, sul Gavia, con Francesco De Grande. Eccolo qua, Belli. Parlami di Belli. È stato in lizza per questo giro fino al penultimo giorno. Ma Belli l'ho fatto fuori io, forza di picconate. Credo che abbia sofferto questi ultimi giorni in salita, anche se diciamo ha sempre fatto una corsa abbastanza passiva, bocciato anche lui. Simoni, velocista, bravo. Sì, ho vinto dove nessuno si aspettava, dovrebbe... Sbagliato ieri. Qua non hai sbagliato niente. Qua non ho sbagliato proprio niente. Garzelli... Non te l'aspettavi così forte, eh? Ma in quell'arrivo lì di Prato Nevoso, arrivati in volata, so che è molto forte, ci ha levati di ruota subito, niente a fare. Dimmi qualcosa di Pantani, proprio quel giorno lì. È andato forte proprio quel giorno lì. Ma diciamo che ha corso, anche se da grande campione, si è dimostrato umile con il suo compagno di squadra, che comunque lottava per la vittoria del giro. Savoldelli, bocciato. Caduto però qui a Terracina, da quella caduta non si è più ripreso. Un po' di invidia? Sì. Gilberto, dimmi. Lo sai benissimo, Casagrande ha fatto una grandissima impresa alla Betone, Garzelli ha fatto una grandissima impresa nella cronometro, però nelle altre tappe poi non le abbiamo mai viste attaccare. L'unico che ha attaccato più volte in tutte le tappe dei montagne sei stato tu. Cosa ti resta adesso di questo Giro d'Italia? Io credo di aver scattato troppo e con magari poca determinazione, non lo so, determinato quando scattavo lo ero, però più che altro ero da solo e quello che dovevo fare l'ho fatto da solo. Vorrei concludere questa moviola comunque facendo i complimenti a tutti i corridori, dal primo all'ultimo, alla maglia rosa, a Casagrande, a Garzelli, a Noè, fino agli ultimi, perché comunque chi finisce il Giro d'Italia è un grande, chi lo finisce in testa ancora di più, ma anche gli ultimi. Giusto. 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 Io direi che Simoni e Garzelli, oltre a Casagrande, hanno impressionato più di tutti in salita. Per quanto riguarda gli sprint, non potevano essere che Cipollini e... Cosa succede?
Bruno! Ma siete in diretta? Bruno Pizzi. No, no, allora, ciao, scusa. Complimenti, grazie. Avete fatto un grandissimo lavoro. Allora, che ci fai qui? 8:20. All'8:30 comincia la partita nazionale Under 21, quindi sai. Vai, vai Bruno. Ciao ragazzi. La bicicletta. Arrivederci. È il mio mezzo di locomozione preferito ed unico. Mi suona il telefono. Grazie. Ciao, ciao Bruno. Pronto? Sì, no. Ma adesso ormai. Pronto. Non inquadrate qua, fermi. Va bene, vai, dai, vai fuori, ciao, vai sentiamo. Fuori. E adesso ciao. È il momento di un uomo solo. Cosa stavi dicendo? Che è il momento di un uomo solo al comando. Paolo Brosio. Paolo Brosio, naturalmente. È fatta, siamo arrivati a Milano in Corso Sempione e ora vogliamo stupirvi ad effetti speciali, perciò una breve cronistoria del mio giro e poi il circuito in Milano in compagnia con grandissimi campioni. Ma non è tutto, un grazie di cuore dobbiamo dirlo alla Polizia Stradale che ci ha fatto da angelo custode per tutte le strade e scongiurando i pericoli per tutta l'Italia. Tutto questo lo vedete, un uomo solo al comando, dopo la pubblicità. Quante cose ti stai perdendo? Digital Reality Creation ha una definizione fino a 4 volte superiore, l'ideale per il tuo DVD. Sony Vega, per non perdere mai più un dettaglio. Eh sì, sarebbe bello trovare sempre un'offerta su misura dei nostri gusti. Fiat su misura su Marea, bravo e brava, ti permette di ridurre o il tasso di interesse o l'anticipo o il numero delle rate grazie a un bonus di 3 milioni. Informati presso concessionarie e succursali Fiat. Un uomo solo è al comando. La sua maglia è bianco-celeste. Il suo nome è... È Paolo Brosio. L'obiettivo... Giro d'Italia, squadra delle seppie. Sestriere, Torino, Milano, Abici. Paolo? Paolo, oh, a che succede? Paolo, sveglia, sveglia, sveglia. Oh, donne! Paolo, ma... svegliati. Ah, finalmente. È ora, Paolo. Amore mio, mio. Amore mio. Che cinque. Paolo. Non mi ci posso credere. Cioè, la sveglia con due belle così. Ma come siete? Paolo, abbiamo una sorpresa per te. Anche di più, anche più di questo. Cosa c'è? Dite. Guarda. No! No! Domenica 4 giugno 2000, 21esima tappa del Giro d'Italia, è l'ultima, speriamo davvero. Con me ospiti eccezionali, anzitutto è tornata la mia mamma, poi un grandissimo campione, Gianni Motta, Van der Gallican Junior, io, sano e salvo si fa per dire, Gigi Sgarbozza, Fabrizio Macchi, recordman dell'ora dei disabili. Attenzione, mancano pochissimi chilometri al traguardo, qui siamo a Molino Dorino, ma non è tutto, stamani la Gazzetta dello Sport, incredibile, sotto la Madunina trionfa la squadra delle seppie, per Brosio Milano si tinge di rosa, ma è anche vero che per Milano Brosio si tinge di rosa. Sgarbozza in ciclamino, secondo a un secondo, il giovane Van der Gallican, re della montagna, non me l'avevi detto, vabbè. Paolo, da quando ti ho visto l'ultima volta sei un po' conciatino, non eri messo così male, eh? Cosa hai fatto ieri? Questa notte cosa hai fatto? No, perché... Sei sparito. No, ma lo... a Torino, capito? C'è un sacco di amici. Alla fine ho detto alle 2 a casa, alle 1:30. Allora, ormai le tappe di montagna erano finite. Sì, vabbè, e poi ma dopo però... invece una ciliegia tira l'altra. Sì, ma però allora hai capito che cosa vuol dire la vita da corridore? No, una roba incredibile. No. Bip, bip.
Ma non sai che cosa ti aspetta domani? No, Gigi, domani... Una montagna di bossa, cioè, domani io... arrivata, domani luce da pagare, gas da pagare, no. Telefono da pagare, no. Tasse da pagare, affitti da pagare, e tua madre che ti ha cambiato tutti i cassetti di casa con tutti gli indumenti personali, per cui sarà una giornata difficilissima per te. Ma non lo faccio mai più il Giro d'Italia, allora, È presente con noi Fabrizio Macchi, grazie del tuo gradito ritorno. Ho saputo che tenterai di battere il 24 giugno, sabato, alle ore 16, al velodromo di Varese, il record dell'ora già detenuto da te. Sì, ci aspettiamo tutti per questo record, così mi aiutate e ti fate con me. Grazie, in bocca al lupo, Fabrizio. Grazie a voi, ciao. Marco, scusa, ti volevo presentare Paolo Brosio e la tua mamma. Ciao! Piacerissimo. Sì, Paolo Brosio e la sua mamma. Eccola qua. Paolo Brosio e la sua mamma. Quando abbiamo visto la mamma... E Paolo Brosio che saluta il Papa. Una scelta giusta, una scelta divertente per rendere meno drammatico il, anche il giro. L'attività sportiva... Quando è vissuta ed interpretata in modo corretto, costituisce una singolare espressione delle migliori energie interiori dell'uomo. Domani sarà poco nuvoloso. Ma non sai quello che ti aspetta domani? Pedalo, miele. Pedalo, miele. Pedala. Cosa pedala? Io? Non sai quello che ci aspetta domani? È da deserto dell'Arizona. No! Occio! Mi devi dimostrare che vuole mettere su una casa con me. E non sai quello che ti aspetta domani? Vodka? Vodka. Bere, bere, bere. Ma perché Gino? Ed infatti dovremmo fare una discesa di oltre 10 km a rotta di collo. E vai! Ignazio, stammi davanti che mi ripari il vento! Mi sento già meglio. Buona. È vero. Bip, faccio la pezza. Bip. Cosa è successo? Niente. Viva la topa! Su per i monti che noi andremo. Ho una vita pericolata. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. Tu stai un paese senza far niente? Bip. È già buona, spero che parta. Una storia d'amore. Ma non sai che ti aspetta domani. Brosio, ma perché pedali? Mi ritiro, non ce la faccio più. Ma non sai che cosa ti aspetta domani. Paolo, mi hai convinto. Rimango qui. Ecco. Andiamo via anche noi, salutiamo tutti gli amici che hanno preso parte alla trasmissione di Paolo Brosio, tutti gli amici che hanno collaborato alla realizzazione della trasmissione di Paolo Brosio. Noi intanto il nostro T-Giro va avanti, no? Perché fai così? Quando va avanti? No, va avanti per ora, mancano ancora 3-4 minuti. Guarda che tristezza vedere T-Giro senza il nostro sito, perché nessuno potrà più scriverci. Lo sapete che hanno rubato, noi lo chiamiamo Totem, hanno rubato... Il set cinematografico qui a Milano, bravi, avete rubato il set. E noi siamo con questo qui. Vabbè. Nel frattempo ci sono dei consigli, no? Pubblicitari per voi. È il momento della telepromozione. Telepromozione. Telepromozione.
E ora lasciamo per un momento da parte telai, rapporti, manubri e parliamo di motori, o meglio parliamo di Fiat su misura, le soluzioni personalizzate ideate da Fiat per assistervi nella scelta di un'auto e per accompagnarvi in tutte le tappe della vostra vita di automobilisti. A proposito di scelta, lo sapevate che oggi potete scegliere voi il modo migliore per acquistare un'auto? Come? Ad esempio, se decidete di acquistare una Fiat Marea, vi verrà offerto un bonus di 3 milioni che potrete utilizzare per ridurre il tasso di interesse o l'anticipo o il numero delle rate. È la formula a modo tuo, valida fino al 30 giugno 2000. Informatevi presso le concessionarie e succursali Fiat. Io intanto ho deciso di seguire la prossima tappa con la mia Fiat Marea. Ciao! Capito, Donatella? Sì, ho capito. Ah, perfetto. E adesso un momento importante, dall'inizio del giro che stiamo preparando immagini su immagini per riproporvele tutte insieme in questa clip musicale, immagini di vittoria, di sofferenza, immagini di un giro d'Italia. Tanti minuti insieme, direi che possono partire queste immagini. Quale? The fuck off! Velocissimo! C'era tutto però, eh? Tutto. Abbiamo messo tutto. Bene, allora sì, siamo veramente in conclusione. Chi è? Oh, dobbiamo partire. No! Dove va? Allora noi siamo qua, Ale. Donna, no, questo è per miei. Te. Grazie. Beh, io di Alessandro e di tutto il Tigiro. Beh, io allora bacio voi. Brava. Grazie. Brava, è stata bravissima, era la sua prima esperienza in televisione, te la sei cavata, come dire, veramente molto bene. Beh, sei stato bravo tu a sopportarmi, dai. Questo è vero. Grazie. Allora, noi ce ne andiamo. Giusto. Giusto, donna, noi ce ne andiamo. Signori, noi ce ne andiamo a casa, io vado a Roma. Qualcuno ci può Mogliettina, aiutare? Mogliettina, arrivo. Mamma Pupino, mia. Pupino, arrivo. Io prendo Coce perché lui è il mio compagno di viaggi. Bene, chiamiamo il taxi? Sì, chiamiamo io il taxi. Io prendo la mia valigia, il resto ci penserà qualcuno. No, vabbè, aspetta, Ale, devi aiutarmi. Ma dove? Non posso. Come facciamo? Io me ne vado, tu fai come ti pare. Ma come? Sì, non me ne. Ma io allora resto qua a condurre, ti giro per sempre. Va bene, allora di qual è la tappa di domani, va. La tappa di domani, allora, una crono da Roma a Roma e si rincomincia, è la prima, di nuovo. Bene, arrivederci, ciao. Ciao. Vincitore vanno 25 punti, al secondo 22, al terzo 20, al quarto 18 e così a scalare fino alla 25esima posizione. Per entrare in stone, per lui un tentativo sulla prima salita, il Langan, qualche secondo di vantaggio ma viene raggiunto da 10 atleti, si tratta di Righi, Stangeli, Scarselli, lo svizzero Rutiman, Baronti, Mazzanti, Puglioli, Fois, Auriemma e Caravaggio. Per questi 10 attaccanti un vantaggio massimo di 2 minuti e sin dalle prime battute si è visto che uno dei più attesi, ovvero Dario Frigo, assieme a Daniele Nardello, non sono stati della mischia. Quest'oggi, seconda voce, Gigi Sgarbozza. Benvenuto Gigi. Come mai secondo te Frigo e Nardello non sono partiti con lo spirito giusto? Buon pomeriggio a tutti, ma ancora siamo alle fasi iniziali, auro per cui bisogna aspettare le ultime due salite che le ritengo le salite più dure, soprattutto la salita di Colla Doggia, gli ultimi 5 chilometri, dalla località Carpazio a Colla Doggia ci sono 5 chilometri questa mattina, li ho fatti in macchina con pendenze veramente proibitive, pendenze del 10-11%, quindi dobbiamo aspettare la fase più impegnativa del percorso. C'è stata una caduta, è scivolato Tonetti, Gianluca Tonetti, ricorderanno gli appassionati, è stato a lungo in fuga recentemente nella Coppa Agostoni e si è piazzato al sesto posto. Coppa Agostoni vinta da Jan Ulrich, il tedesco è passato al comando della graduatoria della Unione Ciclistica Internazionale. Ulrich 2470 punti, Casagrande passa al secondo posto con 2300.
53 punti. Continua l'azione dei 10. Vediamo qui il presidente di giuria. Sono rimasti però in 4. In 4 sulla salita di Passo Ghimbegna. Chilometro 50, quindi siamo a un'ottantina dalla conclusione, 80 chilometri al traguardo. Baronti, Mazzanti, Puglioli e Stangri. Allora in seguimento si porta il messicano Perez Cuadio, corridore scoperto da Bruno Reverberi, un ottimo scalatore, eccolo qui, sta per raggiungere i 4 al comando. È un ottimo scalatore, è vero Auro, io lo ricordo lo scorso anno al Giro d'Italia dei dilettanti, vinse la classifica del Gran Premio della Montagna e fu grandissimo protagonista del Giro, su tutte le salite riusciva a scattare, a vincere il Gran Premio della Montagna, peccato che il suo tallone d'Achille è la discesa. Quello che lui riesce a guadagnare in salita lo perde in pochissimi chilometri di discesa. Se riesce a migliorare in discesa può diventare un bel corridore. Siamo sul passo Ghimbegna, dunque in questo momento Perez raggiunge i fuggitivi, accelera nuovamente e rimarrà da solo. Quindi Perez davvero protagonista di un'azione ragguardevole. Viene raggiunto da Stangeli, corridore sloveno della Liquigas Spada. Quindi Stangeli e Perez sulla salita di San Bernardo di Conio, la salita di Colla Doggia per l'esattezza, che poi porterà a San Bernardo di Conio, si avvantaggiano per loro un margine di 1 minuto e 30 secondi su coloro che facevano parte della fuga e di 2 minuti sul gruppo. Gruppo tirato da Massimo Donati. Sì, gruppo tirato da Massimo Donati, all'inseguimento oltre a Donati c'è un corridore, uno dei favoriti più gettonati di questa mattina, Simeoni, manca proprio Frigo e Nardello come tu dicevi Auro all'inizio della trasmissione, ma ritengo che dei favoriti di questa mattina già ce ne sono 3 in questo gruppetto, per cui penso che questa fuga possa avere buon fine. E questi sono gli inseguitori. Vediamo per la fassa bortolo Tadej Valjavec, un'altra scoperta di Ferretti, poi con il numero 38, maglia dell'Amica Chips Tacconi Sport, Simeoni che sta attraversando un gran periodo di forma, ha vinto il Regio Tour e si è piazzato anche alla Coppa Agostoni, poi con il numero 1 vediamo Roberto Sgambelluri che vinse il trofeo dello scalatore la passata edizione, poi troviamo anche Frattini della Liquigas, quindi Coppolillo, Cigana, Donati e il compagno di squadra Borghi non più giovanissimo, per lui tanti anni di gregariato, finalmente lo si vede all'attacco. Lo si vede all'attacco e oggi potrebbe essere utilissimo al suo capitano Donati, nel senso che si trova un compagno di squadra così forte, in salita va molto bene, per cui per Donati è sicuramente una bella notizia, questo avere un uomo che gli può fare il gioco. In questo momento mancano una quarantina di chilometri al traguardo, in vantaggio di Perez e di Stangeli e di 40 secondi, quindi tra poco dovrebbero essere raggiunti. C'è anche Fortunato Baliani, lo vediamo, il corridore della Selle Italia Nectar, formazione metà italiana e metà colombiana diretta da Gianni Savio, quindi l'inconfondibile pedalata di Coppolillo. Ci sono i due calabresi più rappresentativi, Coppolillo e Sgambelluri. Sgambelluri, dobbiamo dire che quest'anno si sono visti poco finora, soprattutto Sgambelluri, il quale alla Cantina Tollo puntava molto al Giro d'Italia, si sta riprendendo proprio in questo finale di stagione, potrebbe essere uno dei protagonisti da qui a fine stagione. Siamo sempre con le immagini sul gruppo che insegue, al comando ci sono Perez e Stangeli, vediamo anche Massimiliano Gentili, compagno di squadra di Sgambelluri, ecco i due corridori diretti da Santoni, c'è anche Baronti che faceva parte della fuga iniziale, che è piuttosto stanco e presto perderà contatto, quindi 3 Cantina Tollo, 2 Amica Chips, poi c'è Baliani della Selle Italia e 2 Mercatone, Cigana, da sottolineare la prestazione del giovane veneziano. Sì, va molto bene in questo periodo, ha corso pochissimo quest'anno, nel senso che fa parte della grande squadra Mercatone 1 di Marco Pantani, direi che lo spazio lo sta ottenendo in queste corse, domenica veramente si è ben comportato con il 13° posto, ma soprattutto perché è andato all'attacco dalla partenza. E questa è la testa della corsa, attenzione, mancano un paio di chilometri allo scollinamento, allunga il messicano Perez, giovane corridore nato nel 1977, ha vinto la tappa più impegnativa del Giro di Malesia in vista del Gran Premio della Montagna di Colla Doggia,
se ne va il messicano, per lui un 200 metri di vantaggio, ma sappiamo i suoi limiti in discesa, quindi c'è una lunga discesa da Colla Doggia prima di affrontare l'ascesa conclusiva che porterà a Colle di Nava. Saranno 10 km di salita finali. Infatti in questo tratto di percorso che è andato via Perez è il tratto più duro della penultima salita. Qui si trova in questo momento a 3 km di Colla Doggia, è un tratto l'8-9%, si vede anche dalla pedalata, in questo momento sta pedalando con un 39-21, 39-23. E vediamo Donati con Cigana a ruota, quindi Coppolillo, questi naturalmente sono gli inseguitori, per loro un 45 secondi da recuperare. Troviamo anche Malberti, compagno di squadra di Simeoni, vediamo Coppolillo alle spalle di Coppolillo, Malberti, e Perez tutto solo passa sul Gran Premio della Montagna di Colla Doggia. Qui siamo al chilometro 98, quindi ne mancano 32 alla conclusione. Perez Cuapio, nato a Tlaxcala in Messico il 30 luglio 1977, è la penultima asperità di questo trofeo dello scalatore. Stangeli però in discesa raggiunge il messicano. Davvero sono bastati pochi chilometri, il messicano in discesa è una frana, come i colombiani, come alcuni spagnoli, è una caratteristica. Sì, è una frana infatti, ma penso che Stangri lo staccherà anche, perché qui c'è un tratto di discesa tecnica molto pericolosa, per cui è probabile che Perez perda addirittura la ruota da parte di Stangri. Detto fatto, ecco Stangri che in località Rezzo, da Colla Doggia si è transitati a San Bernardo di Conio, quindi Rezzo, Pieve di Teco, e qui siamo sull'ascesa conclusiva verso il Colle di Nava. Stangeli viene raggiunto dal gruppetto di Massimo Donati, quindi a meno 9, a meno 9 dall'arrivo, tutto da rifare. Tutto da rifare, e qui comincia il bello, Auro, comincia il bello, perché l'ultima salita, il Col di Nava, veramente presenta delle pendenze interessantissime. La pendenza media è il 7%, ma ci sono tratti del 9-10%. Qui si deciderà la corsa. Parte Simeoni. Parte Simeoni, vediamo Borghi. Borghi che cerca di tenere la ruota. Poi c'è anche Fortunato Bagliani. Per il momento Massimo Donati, che è da considerarsi il favorito di questa prova, non replica. E con le immagini siamo passati a 5 km e mezzo dalla conclusione. Quindi Stangeli, dopo essere stato raggiunto, ha perso contatto. Per lo sloveno una fuga di 99 km, quindi è normale che fosse stanco e non potesse tenere il passo dei migliori. Vediamo Coppolillo, anche lui sembra in difficoltà. Qui è l'importanza di avere un compagno di squadra. Per Donati Borghi oggi veramente è utilissimo, abbiamo visto che sta rinduzzando tutti gli attacchi degli avversari, è probabile che stia preparando proprio il terreno per il suo capitano. Penso che Donati sia il più forte di questo gruppetto e sicuramente tenterà negli ultimi 3 chilometri. Al comando della corsa ci sono Sgambelluri, Coppolillo, Bagliani, Borghi, Gentili, Simeoni e Donati, mentre si è staccato Valjavec, il corridore, il giovane corridore della Fassa Bortolo. 5 al traguardo, Bagliani si gira, eccolo qui il corridore Bagliani di Foligno, così come di Foligno è Gentili, quindi due perugini in evidenza qui al confine tra la Liguria e il Piemonte. Fortunato Bagliani fa parte di una formazione in cui non mancano certo gli scalatori, da Ceppe Gonzales a Buenaora allo stesso Scarselli. Vediamo Bagliani, ancora l'accelerazione di Fortunato Bagliani. E Donati questa volta a rispondere in prima persona per Bagliani, 30 metri di margine. Fortunato Bagliani, arriva Donati, Donati lo raggiunge e parte in accelerazione. Massimo Donati ha vinto 6 giorni fa le Tre Valli Varesine, potrebbe essere l'azione buona questa. 4 km e mezzo al traguardo, Massimo Donati in contropiede, ha raggiunto Bagliani e l'ha staccato. Testa della corsa, ultimi 4 km e mezzo della prima prova del trofeo dello scalatore. Simeoni però non vuol mollare. Simeoni all'inseguimento di Donati, 4 all'arrivo. Sì, direi che questa è un'azione importante. Simeoni sta tentando tutto per tutto, ma qui Donati veramente ha dimostrato di essere in ottime condizioni, perché come ha vinto Auro la Tre Valli Varesine, staccando Ulrich negli ultimi 4 km, abbiamo visto Ulrich le condizioni che si trova in questo momento.
È a suo agio Donati in questa corsa, una delle corse che preferisce. La vinta nel 98, una tappa nel 97, una tappa anche nel 99, sempre in evidenza Donati al trofeo dello scalatore. Mentre ha perso contatto Massimo Cigana, si è staccato anche Gentili mentre cerca di resistere Sgambelluri. Sgambelluri l'anno scorso si impose nella prima prova del trofeo dello scalatore che si disputò vicino a Teramo. Quindi scenario completamente cambiato. Dall'Abruzzo siamo passati alla Liguria e Piemonte. Questa è una zona ormai molto vicina al ciclismo. Domani si arriverà al santuario di Sant'Anna di Vinadio e circola voce che lì potrebbe arrivare anche una tappa del Giro d'Italia, ma sono ancora voci per il momento. Donati ancora al comando. Per lui 15 secondi di vantaggio. Si sta spingendo un rapporto 39-19, penso che non lo riprendano più. Simeoni è l'avversario più vicino, in questo momento si trova a 15 secondi. Donati, Simeoni e poi abbiamo visto i tre inseguitori, Borghi, compagno di squadra di Donati, Bagliani e Roberto Sgambelluri. Molto bravo Donati, è come il vino, più invecchia e più diventa buono, bravo in questo caso. Molto bravo Auro, perché è riuscito a reggere il peso della corsa, era il favorito d'obbligo di questa prova e lo vediamo qui nel finale che numeri sta facendo. Massimo Donati da molti anni vicino a Francesco Casagrande, è un po' come parlare di Bettini, naturalmente non si possono paragonare Bettini e Donati, però entrambi corridori definiti gregari, però capaci di vincere corse importanti. Bettini ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi quest'anno, Donati l'anno scorso si è imposto nel trofeo Camaiore, quindi ha vinto la Coppa Agostoni, quest'anno tre valli varesine. È vero, per me potrebbero fare i capitani in due squadre, perché Donati si sta dimostrando un corridore con gli anni che passano, ha acquistato una maturazione veramente eccezionale. È un campione perché quello che ha fatto alla Tre Valli Varesine, quello che ha fatto in questa prima prova del trofeo dello scalatore lo dimostra. È probabile che faccia proprio il capitano il prossimo anno alla Vini Caldirola Sidermec. Filippo Simeoni mantiene un ritardo di 15 secondi. Eccolo qui Filippo Simeoni, Moto 2. Oggi operatori sulle moto Giorgio Viana e Enzo Leuzzi. Ecco Simeoni non riesce a tenere il passo di Donati. Torniamo in testa. Il quale sono diventati due uomini in mercato, Auro, sia Donati che Simeoni. Simeoni è in trattative con tre squadre, con la Mapei, con la Cantina d'Ollo e con un'altra squadra. Lo stesso è molto richiesto a Donati, non hanno ancora firmato per il prossimo anno. Ricordi Gigi nel 98 ai mondiali di Falkenburg la sfortuna che si accanì con Simeoni, stette male la sera prima e non prese il via alla prova iridata. Il sogno di tutti i corridori partecipare a un mondiale, Simeoni non poté, proprio un malessere alla vigilia del mondiale di Falkenburg, poi vinto da Oscar Kamenzind. E questi è Ruggero Borghi, sempre della Vini Caldirola Sidermec, che sta tentando di agguantare il terzo posto. Sì, la situazione dopo Borghi si trova a Bagliani con Sgambelluri, leggermente staccati Copolillo e tutti gli altri. È un lombardo Borghi, è nato a Cantù nel 1970. Cerca di staccare Sgambelluri e Bagliani. Ma torniamo su Massimo Donati. Massimo Donati è nato a Santa Maria Monte, provincia di Pisa, professionista dal 1992, Mercatone 1, quindi Saeco, e dal 99 fa parte della Vini Caldirola. Per lui 13 successi in carriera, compresa la Tre Valli Varesina. Ma penso che se continua ad andare così non si ferma alla vittoria di oggi, manca pochissimo, penso che ormai ce l'abbia fatto, il corridore che oltretutto ha davanti a sé corse adatte ai suoi mezzi, è probabile che da qui a fine stagione vinca ancora. E si è ricompattato il gruppo degli inseguitori tra Donati e questi tre corridori, però c'è sempre Simeoni, un Simeoni che mantiene il ritardo tra i 15 e i 18 secondi, non molla il corridore di Latina. Ma non molla, ma penso che non ci sia più niente da fare, perché Donati ha aumentato chilometro per chilometro, dal primo scatto da 8 secondi è andato a finire a 15 secondi, adesso
il vantaggio di Donati è 18 secondi nei confronti di Simeoni, penso che non ce la possa più fare a riprenderlo. Anche per Simeoni un'ottima stagione, vive a Sezze, provincia di Latina, questo atleta ha vinto il Regio Tour, corsa tappe che si è disputata recentemente in Germania, quindi ha vinto una tappa del Giro di Lussemburgo e la prova di Civitanova Marche, la classica che si svolge lì nelle Marche. Beh, tre vittorie quest'anno non è male per Simeoni, nel senso che si era un po' smarrito in questi ultimi anni. Addirittura ha vinto due tappe al Regio Tour, quindi sono quattro successi stagionali per Simeoni, di nuovo in testa con Massimo Donati, ormai a 1,6 km dal traguardo. La parte più dura della salita l'ha già passata. L'ha già passata la parte più dura, adesso la pendenza è del 6%, infatti si vede anche dal rapporto che sta spingendo un 39, 18, 17, ma per lui il più duro è finito, penso che è fatta. Comunque Gigi, a 33 anni essere ancora così pimpanti, vogliosi di fare bene, soprattutto in estate, quando poi ci saranno le convocazioni per i mondiali, vuol dire che un corridore si è gestito molto bene in tutta la sua carriera e fa la vita, come si dice in gergo, fa la vita da corridore d'inverno, a differenza di tanti altri, vedi Ulrich, che si distruggono nei mesi invernali. Questa è la dimostrazione, Auro, facendo la vita con serietà, come la fa Massimo Donati, si può fare una lunga carriera. Sono corridori esempio per i giovani, esempio per chi vuole fare questo sport che sappiamo tutti quanto è duro. Ed ecco Filippo Simeoni dell'Amica Gips Tacconi Sport, un buon periodo per la formazione di Davide Boifava, ha vinto anche Ivan Basto recentemente sempre in Germania, adesso Simeoni tutti in odore di azzurro per i mondiali di due. L'Amica Gips, la squadra di Boifava, è la squadra del momento, ha vinto in appena 20 giorni 6 gare e si parla che questa squadra il prossimo anno è probabile che non ci sia più. Io mi auguro che questo non sia vero, perché i risultati stanno dando ragione alla squadra. È di 20 secondi il margine di Massimo Donati quando transita sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, triangolo rosso che indica gli ultimi 1000 metri di questa prima prova.